Si tratta di un calendario che le associazioni presenti sul territorio hanno promosso in collaborazione con l'amministrazione comunale per riproporre eventi che hanno una consuetudine sul nostro territorio, che quindi hanno anche una storia e un'importanza, e anche attività nuove che le associazioni stanno cercando di portare avanti anche dopo quella che è stata l'esperienza della pandemia, che ha un po' stravolto le modalità di realizzazione degli eventi. Questo calendario fa quello, promuove il nostro territorio. Cominciamo con domenica, dove abbiamo un evento molto bello che si chiama Musica nel cuore del parco. Ci sarà la possibilità di ascoltare musica classica proprio in vetta. E questo è appunto uno degli appuntamenti più importanti e anche quello a cui io personalmente tengo molto, perché c'è la camminata in montagna, quindi la possibilità di arrivare ad alta vetta ad ascoltare la musica classica, ma dopo aver ammirato il nostro paesaggio. Quindi musica per le orecchie, ma musica anche per gli occhi. Poi abbiamo un altro grande appuntamento, che è una Valle che legge, che prevede una serie di appuntamenti sul territorio con scrittori importanti, a cominciare da Franca Arminio, Donatella di Pietrantonio, quindi personalità del mondo della letteratura importanti. C'è il Glenland Festival e poi c'è diciamo una versione rivisitata di quella che è Valfina al Canto, che è una delle manifestazioni più importanti riguardo alla musica tradizionale popolare, che però viene chiamata Valfinoff perché dall'anno scorso il virus, la pandemia, non permette la realizzazione di questa manifestazione per quella che è la sua peculiarità. Però vogliamo mantenere un faro acceso e quindi cercare di realizzarlo nel rispetto dei DPCM, anche nell'ultimo che è proprio uscito ieri.